Sarà assegnato al giornalista e scrittore Ferruccio De Bortoli, presidente della casa editrice Longanesi e già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, il guidarello ad onorem della 48esima edizione del premio per il giornalismo d'autore organizzato da Confindustria Romagna, in programma sabato 23 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna. Per il giornalismo nazionale la sezione Società premia la cronista Agnese Pini, per la sezione Radio Televisione il premio va a Franco Di Mare, per la sezione Cultura ad Antonio Polito. Per il giornalismo Romagna, sezione Società, Roberto Gagnor e Giampaolo Soldati, sezione Cultura Fiorenzo Landi, per la sezione Audiovisivi Francesca Fialdini e Angela Raffanelli. Infine, il premio Guidarello per il turismo è attribuito dalla giuria guidata dal presidente di Federturismo Gianfranco Battisti al comico Paolo Cevoli per la serie web Romagnoli Dop. 48esima edizione, presidente, ancora grandi nomi, e con quale spirito? Beh, direi che ormai questo Guidarello è un evento certamente sempre più importante, e credo che anche il numero di anni che si porta sulle spalle questo lo testimoni. Anche quest'anno premiamo grandi nomi, dal Guidarello ad honorem che andrà al presidente De Bortoli, Ferruccio De Bortoli, e a Polito, a Di Mare e quindi a grandi personaggi del giornalismo italiano. Credo sia la conferma che del livello di autorevolezza che questo premio ha raggiunto, e che credo renda orgogliosi tutto il territorio, tutta Ravenna e tutta la Romagna. Ogni anno c'è anche un messaggio che va al governo del paese, che va al futuro del nostro paese. Quale può essere? Di solito è legalità, giustizia? Beh, direi innanzitutto sta proprio questo spirito lo rappresenta i premiati di quest'anno, perché sono quelli che ho citato, comunque direi tutti testimonianza delle modalità, della modalità di trattare i temi complicati come sono in questo periodo per il nostro territorio e per il nostro paese, in maniera articolata, in maniera approfondita, in maniera importante, come temi della complessità che stiamo affrontando come paese in questi anni meritano. E quindi lo spirito è questo, di quanto sia importante l'informazione, di quanto sia importante l'affrontare certi temi e il fare ordine su certi temi per poterli poi affrontare al meglio in maniera corretta. È l'ultimo anno che c'è Confindustria senza Fuori Cesena? Speriamo, questo è l'auspicio, direi. Ma i lavori sono a posto? Crociamo le dita, i lavori sono a posto, stiamo andando avanti ormai nel limare gli ultimi particolari, però siamo molto fiduciosi.